immaginato la fine di questa quarantena come la fine della guerra, no? Che ognuno scende in strada. E probabilmente un fatto semplice che non avrei mai compiuto prima sarà quello di prendere il primo sconosciuto che passa sotto casa e abbracciarlo. Inevitabilmente il racconto cambierà perché è cambiata la realtà, dunque in qualche modo bisognerà tenerne conto. Ma il mondo esterno cambierà, quindi il cinema, credo, racconterà questo cambiamento e si tratta di capire che tipo di cambiamento. Io ho come la percezione che per normalità gran parte delle persone intenda ridiventare gli stronzi che eravamo prima, cioè riacquistare l'aggressività, riacquistare la competizione becera, quella più violenta. Insomma, questo modo di vedere le cose. Per i primi 8-10 giorni di questa enorme vicenda ho come avuto l'impressione che potesse farci uscire con un senso della collettività importante, maggiore. Man mano questa cosa qui la sento un po' sfaldarsi, perlomeno adesso in questo periodo, non sapendo di quanto stiamo parlando, di che periodo stiamo parlando, l'inquietudine cresce. Ecco, spero che il cinema riesca a raccontare tutto questo. Dunque, la prima cosa che farò quando si potrà tornare alla vita normale sarà sicuramente stare al sole come una lucertola, produrre vitamina D. E poi andare ad abbracciare quegli amici, quei parenti, quelli con cui si dice sempre: dai, ci vediamo presto, dai, ti vengo a trovare, e poi nessuno si muove. Quando torneremo alla vita normale e tutta questa angoscia sarà andata via, io ho voglia di stare all'aperto, di viaggiare, ho voglia di andare al nord Italia, al sud Italia, nella mia campagna. Voglio quasi accarezzare e ringraziare il mio paese, che l'Italia, che è stata così tanto violentata da questo terrore, e mi sembra un atto di grande amore, di grande affetto, viaggiare in Italia, andare a vedere dei luoghi, dei posti che non conosco, e sono tantissimi. Allora, sicuramente la cosa che più vorrei fare in questo momento, pensando al dopo, non si potrà fare proprio come prima cosa, che è quella di abbracciare le persone, stare vicine e senza protezioni, senza mascherine, però insomma senza quel senso di paura che adesso ci fa il contatto con le altre persone. Sicuramente andrò al cinema. Sapete, oggi una delle parole che più spesso si usa è la parola assembramento, no? Sono vietati gli assembramenti. Il mio mestiere, il mondo della comunicazione in generale e della cultura in generale si fonda in fondo sull'assembramento, no? Cioè, il teatro è un assembramento di persone, i set sono un assembramento di persone, i musei sono un assembramento di persone, sicché il desiderio è quello di tornare ad assembrarmi, come credo tutti. Abbiamo bisogno di leggerezza e anche di grazia in qualche modo. Quindi scriveremo racconti, affronteremo temi in cui leggerezza, divertimento, grazia saranno al primo posto. Questa è la sensazione che ho. Non avremo bisogno di film emotivamente catastrofici. Già stiamo passando questo periodo che è un brutto film. E non lo vogliamo più rivedere.